Antonio Motteran, che ormai è un abitué, dobbiamo dirlo, è uno, penso, dei primi qui, diciamo, ispiratori e fondatori del cantiere. Ho contribuito sin dall'inizio a mettere in moto questa idea, che comunque parte dal fondatore, che è Pierpaolo Segneri. Certamente ricordiamo Pierpaolo Segneri, ovviamente dopo ce l'avremo anche lui in questo studiolo improvvisato, questo set di registrazioni. Antonio, come sta andando questo seminario? Ho visto che, insomma, ci sono stati degli ospiti importanti, una parte li abbiamo intervistati, un seminario incentrato intorno alle riforme istituzionali e sviluppi e problematiche che da queste riforme possono scaturire. Sta andando molto bene, e ciò che io ho apprezzato è il fatto che nei linguaggi, nelle esposizioni, nella discussione e nell'analisi prevale la sincerità e l'assenza di formalismi che hanno spesso costituito un ostacolo alla discussione e alle valutazioni che devono essere fatte. Noi siamo in una fase importantissima, ce lo diciamo da tutte le parti, di transizione politica, e c'è un passaggio generazionale. Pertanto tutto quello che oggi è stato esaminato è stato concentrato sulla legge elettorale e sulle riforme costituzionali. E devo dire che ci sono stati pareri concordi e pareri discordi, e io ritengo che questo abbia una sua logica, perché in effetti ciò che è avvenuto con l'approvazione ad esempio dell'Italicum risponde alla necessità di questo governo di giovani di comunque portare a termine un qualcosa di importante come è la legge elettorale, ma naturalmente non possiamo neanche pretendere che dopo decenni di democrazia bloccata e di immobilismo ovunque diffuso possa uscire una capacità del collettivo politico di dar luogo a una legge soddisfacente da tutti i punti di vista. Il disordine dal quale stiamo uscendo è talmente rilevante che, secondo il mio punto di vista e alla luce di quello che oggi ho sentito, siccome è prevalso tutto sommato un sì all'Italicum in generale come parere collettivo, anche se ci sono stati molti pareri discordanti e battaglieri che io rispetto, ma tutto sommato ho accolto con soddisfazione che in effetti esiste una saggezza che riconosce che noi o cominciamo a creare governabilità, attrattività e credibilità per le istituzioni, o riusciamo a migliorare le basi perché ci sia effettivamente la condizione che ci sia una rappresentanza, perché una rappresentanza la possiamo migliorare soltanto, dato che gli elettori sono il 50% che sembra che vada a votare e gli altri no, la possiamo ottenere non facendo una raccomandazione a loro, ma diventando attraenti, cioè le istituzioni devono diventare attraenti, credibili, e allora aumenteranno anche i partecipanti alla politica e al voto. Perfetto, è molto chiaro, perché il discorso, l'obiezione della scarsa partecipazione ai processi decisionali, non financo anche alle elezioni, era un po' una delle critiche che si sentono spesso, una delle critiche che si sentono spesso a quello che viene considerato un po' un andazzo, una disaffezione. E tu dici che in qualche modo bisogna recuperare fiducia per poi dopo essere attrattivi, perché altrimenti questa disaffezione, questa assenza perdura. Sì, assolutamente. Quindi queste nuove generazioni stanno ricevendo un testimonio di democrazia che è consunto. E bisogna assolutamente recuperare le parti buone di quello che il passato passa, che ci sono, ma sono poche rispetto a quelle che sarebbe stato meglio avere. Rinnovarle e rilanciare il sistema della politica, alla quale subito concorre l'economia, e la speranza che i giovani, che sono coloro che hanno diritto di costruirsi il futuro, devono e intendono partecipare nel promuovere tutti questi cambiamenti. Ecco, occorre anche, prima ho accennato, io capisco i discordi e ho detto non è consigliabile fare normative subito pretendendo che siano perfette,
grazie al contributo di tutti, ma c'è questo scontro delle idee che ci vuole, ma c'è un mio ragionamento semplicissimo. Se oggi, da tutto il disordine dal quale proveniamo, pretendessimo di fare forti cambiamenti, i nuclei che si sono formati di interessenze, di pensiero, di conservatorismo ideologico, di aspetti economici o anche per aspetti, diciamo, corporativistici, eccetera, si sarebbero alleati per creare grosse difficoltà a questi perfetti cambiamenti. Quindi è meglio che abbiano luogo con gradualità. E, ad esempio, il compromesso di lasciare che ci sia il 3% di soglia nella legge elettorale di Calicum per dare spazio anche ai piccoli, è naturale che da un certo punto di vista vedrà spazio per i piccoli in Parlamento in maggior numero, ma nel contempo ha impedito che ci fosse una sollevata di scudi e un gran rumore che avrebbe potuto pregiudicare la parte grossa, che era il passaggio dell'Italicum alla Camera la seconda volta finché diventasse legge del Paese. Quindi gradualità un po' alla volta per smorzare i facili attacchi di pesanti scontri e operazioni di rigetto che ci manterrebbero bloccati un'altra volta. Il nostro dramma è essere bloccati. Dobbiamo uscire a tutti i costi nel miglior modo possibile, perché non si possono fare leggi qualsiasi pur di uscire, ma mi pare che l'Italicum ad ogni modo abbia molte caratteristiche positive. Ad esempio, ne segnalo una che sembra piccola e si pronuncia poche volte: si passa dalla maggioranza relativa dei voti alla maggioranza relativa dei seggi. È un qualche cosa di importantissimo. Possiamo dire che Antonio Motteran è la voce renziana del cantiere? Beh, mi piacerebbe dire che io sono dalla parte dei giovani, da tutte le parti essi siano. Non credo alle parti, non credo che le idee debbano più far parte di parti. Dobbiamo cambiare la cultura. La cultura deve essere pari dignità per tutti, riconoscimenti dei meriti di ciascuno per quello che ciascuno riesce a valere, e quindi differenze economiche per forza di cose, ma non differenze sulla dignità. E quindi spazio per tutti, e quindi una politica, e mi piace concludere con questa battuta: la politica fattibile è politica, secondo me. La politica non fattibile non è politica. Pertanto voglio dire che, a mio avviso, la politica fattibile in futuro sarà nell'andare a vedersi formare non tanto rappresentanti di interessi o di ideologie, ma magari il gruppo di quelli che prendono la velocità come stimolo di conduzione e quelli che sono portati a rallentare un po' la velocità perché sono magari più moderati. Ecco, io vedo il termine velocità come elemento guida in futuro, perché il mondo sta per essere sempre più condizionato dalla velocità in tutti i comparti che lo caratterizzano: economia, politica, educazione, organizzazione, ecco. E quindi, siccome non tutti corrono alla stessa maniera, bisognerà distinguere e fare in modo che anche quelli che rimangono indietro possano avere dello spazio per poter partecipare anche loro al governo, quando quelli che vanno veloci vanno troppo forte, insomma. Perfetto, grazie ad Antonio Motteran. Grazie per tutte queste idee, grazie.